Amiche e amici di Telepordenone, ben ritrovati all'edizione del sabato del telegiornale del Nord-Est, lo spazio informativo della nostra emittente, e grazie per averci scelto anche questa sera. In primo piano dalla redazione centrale, la manifestazione di oggi dei Free Vax in Piazza Risorgimento a Pordenone. Gli organizzatori hanno fatto sapere che andranno avanti ogni sabato ad oltranza fino all'abolizione del Green Pass. E ancora Green Pass e scuola. Abbiamo sentito a riguardo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia. Nella pagina sportiva parleremo di calcio, di Serie B e della partita di domani del Pordenone a Ferrara contro la SPAL. Prima di cominciare, come consuetudine, passo però, la parola ai colleghi delle redazioni di Udine e del Veneto per le loro anteprime. Prego. Un cordiale saluto anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste, tante le notizie che tratteremo anche oggi nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Andremo a vedere l'incidente che si è verificato questa mattina. Sono stati attimi di terrore per una famiglia tedesca in viaggio qui in Friuli. L'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi più volte. Andremo poi a vedere il traffico previsto per questo weekend da Bollino Nero. Secondo Autovie sono previsti 300.000 transiti circa. Andremo poi a vedere l'evolversi dei nuovi rintracci di migranti che sono incessanti. Anche l'ultima notizia, tra l'altro, risale allo scorso martedì, quando sono stati rintracciati 35 migranti dalla polizia di frontiera di Trieste, denunciato un cittadino serbo del 1981 per favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina. Tante le notizie che arriveranno anche da Udine, Gorizia e Trieste. Prima di proseguire, però, linea al collega del Veneto per i saluti. Grazie, un saluto anche dalla nostra redazione. Sono ancora gravi le condizioni di un bambino di 11 anni investito ieri pomeriggio lungo la strada statale 14 tra Torre di Mosto e San Stino di Livenza nel Ponte della Provincia. Il ragazzino ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso, carabinieri a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro in montagna. Sono ore di apprensione per le ricerche di un escursionista che da giorni ha fatto perdere le proprie tracce. Poi daremo notizie nella nostra parte generale anche dell'ennesima vittima rinvenuta in un incidente tra i monti. Turismo ed ecosostenibilità nautica, un tema al centro di un convegno andato in scena questa mattina a Bibione. Sentiremo i protagonisti. Nella nostra parte ancora un approfondimento sul Covid e soprattutto la grande vittoria di Bebe Vio, che ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile. Ancora Veneti sui podi che contano alle Paralimpiadi di Tokyo. Questo e ovviamente molto altro. Un ospite in studio linea a Pordenone. E allora approfondiamo la notizia data da Alessio Conforti poco fa, investito mentre pedala in sella la sua bicicletta. Ancora gravi le condizioni di un bambino di 11 anni investito sul ponte Tezze, tra Torre di Mosto e San Stino. Vediamo. Sono gravi le condizioni di un bambino di 11 anni investito ieri pomeriggio sul ponte della provincia tra Torre di Mosto e San Stino, lungo la strada statale 14. Il ragazzino stava pedalando in sella alla propria bicicletta, venendo urtato da un veicolo, due i mezzi finiti sotto sequestro, una BMW X5 e una Volkswagen Golf. Ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente ci sono i carabinieri del nucleo radiomobile di Porto Gruaro, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge. L'undicenne, soccorso dal SUEM 118, è stato elitrasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso in codice rosso. Avrebbe rimediato un trauma cranico. C'è apprensione tra le due località divise dal Livenza, dove la notizia ieri sera si è sparsa velocemente. Non è la prima volta che sul ponte della provincia accadono incidenti, anche gravi, talvolta mortali. Sulla sponda sanstinese è stato installato un T-Red in corrispondenza dell'incrocio con via Zoccat. Attimi di paura questa mattina per una famiglia tedesca. L'auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada, in un fossato, capottandosi più volte.
Sentiamo i particolari nel prossimo servizio di Edoardo Anese. Una famiglia tedesca in Friuli per trascorrere le vacanze estive in mattinata ha vissuto attimi di terrore. Questa mattina infatti, nelle prime ore, l'auto nella quale stava viaggiando la famiglia è finita fuori strada. L'incidente si è verificato lungo la statale 52 bis Carnica a Tolmezzo. Tuttavia la famiglia con bambini è miracolosamente rimasta incolume. L'auto è finita in un fossato capottandosi più volte, perdendo il carico che aveva sul portapacchi, compresa una bicicletta. Dopo l'allarme lanciato al numero unico 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori, il personale di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo era pronto a intervenire, ma fortunatamente per i componenti della famiglia non è stato necessario l'accesso all'ospedale. Adulti e bambini sono usciti da soli dall'abitacolo e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura. E nel Bellunese proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo scomparso da giorni. Sentiamo sempre Alessio Conforti. Sono riprese questa mattina alle 7.30 le ricerche di Federico Lugato, il 39enne milanese di origini mestrine, scomparso dalla giornata di giovedì nel Bellunese, in particolare nel comprensorio sopra la Val di Zoldo. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro da una camminata nel gruppo del Tamer San Sebastiano. Le operazioni sono andate avanti senza sosta, con una quarantina di soccorritori tra soccorso alpino e guardia di finanza, più i vigili del fuoco con droni e unità cinofile. I tecnici hanno percorso il giro ad anello che l'uomo aveva detto alla moglie di voler seguire. Si è ripartiti questa mattina all'alba dopo la ricognizione dell'elicottero di Bolzano attivo con il RECCO, dispositivo che può segnalare la presenza di apparecchiature come i cellulari o le chiavi delle macchine, e che ha trasportato in quota una squadra per verificare un segnale all'altezza del Col del Michiel. Dell'uomo ancora non vi è alcuna traccia. E allora si approssima il termine per il deposito delle firme a sostegno delle candidature per le amministrative 2021, previsto per le ore 12 di martedì 31 agosto. Oggi sabato, che era giorno di mercato, a Pordenone erano presenti i gazebo di tutte le liste e molti dei protagonisti dell'imminente agone elettorale, come vedete dalle immagini che ci propone la regia. C'era anche, manca qui nelle immagini, il gazebo della Civica che sostiene Giovanni Zanolin. Erano presenti appunto anche numerosi protagonisti, tra cui in primis i candidati sindaco, e complice anche la bella mattinata di sole, in moltissimi hanno affollato Piazza 20 Settembre e Piazzetta Cavour, dove oltre alle bancherelle del mercato erano presenti i vari punti per la raccolta delle sottoscrizioni. E parliamo appunto di Green Pass a scuola con la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi FVG, Teresa Tassanviol, che fa luce su cosa preoccupa i dirigenti scolastici e quali sono i dati reali sul personale scolastico non vaccinato. Estesa la validità del Green Pass fino a 12 mesi e dal 1 settembre diventerà obbligatorio anche per usufruire dei trasporti a lunga percorrenza all'università e nella scuola. La decisione è stata confermata dal Comitato Tecnico Scientifico riunitosi ieri pomeriggio. Con l'avvio del nuovo anno scolastico, dunque, sarà richiesto a tutto il personale, docente e ATA, di esibire il certificato verde per poter lavorare. Il mancato rispetto di questo requisito sarà ritenuto assenza ingiustificata. Il lasciapassare non è richiesto invece agli alunni, ma ciononostante i dirigenti scolastici hanno sollevato alcune preoccupazioni in merito all'esecuzione dei controlli. Di questo ci ha parlato la presidente dell'ANPI regionale, Teresa Tassanviol. La modalità della verifica e del controllo, che può presentare insomma diverse problematiche, sia che la scuola sia una scuola grossa, tipo le grandi scuole superiori, dove il rischio è che la mattina alle 8 insomma ci sia un minimo di assembramento del personale che si deve far controllare, oppure viceversa per gli istituti comprensivi, che di solito contano svariati plessi dislocati anche in vari
i vari comuni, ecco, bisogna dotare tutti i plessi di strumenti e personale per questo compito, che ricordo per la stragrande maggioranza è vaccinato e quindi non porrà alcuna resistenza, alcuna opposizione a farsi controllare. Il problema nasce, diciamo così, da quella fascia, per fortuna esigua, che di persone che ancora non hanno adempiuto, diciamo, a questo. Ecco, la gestione di queste persone che si dovessero presentare pur sapendo di non essere in regola e quindi dovranno essere rimandate a casa ci dà qualche preoccupazione, perché vorremmo chiaramente evitare al massimo qualsiasi forma di conflitto nella scuola, che insomma anche come ambiente educativo dovrebbe dare altro tipo di esempi. Vedo che in questi giorni, insomma, stiamo percependo in modo informale che, insomma, delle persone all'interno di ogni scuola ci sono, che non sono ancora in regola, e quindi presumiamo che molte di loro prenderanno anche dei congedi o dei periodi di assenza, richiederanno, insomma, dei periodi di assenza poi per poter adempiere a questa cosa, oppure per mettersi al riparo da eventuali sanzioni. Quindi si tratterà anche di gestire le eventuali assenze di questo personale. Quello che noi auspichiamo è che le persone che non sono ancora in regola, che magari hanno rinviato questo fatto senza essere preventivamente, ideologicamente contrari, eccetera, quindi persone ancora ragionevoli, approfittino di questo periodo per regolarizzare. Certo, e infine le chiedo se dovessero essere forniti tamponi gratuiti per il personale non vaccinato, questo per i dirigenti potrebbe essere una sorta di aiuto, di supporto in questo senso? Allora, la posizione di ANP, io sono presidente regionale di ANP, l'associazione dei presidi, la posizione su questo punto, su questo tema è molto chiara: noi siamo contrari a fornire gratuitamente, anche lo Stato, con le risorse destinate alla scuola, quindi al diritto allo studio degli studenti, siano utilizzate per pagare ogni 48 ore il tampone a persone che fanno questa scelta personale, che non hanno motivi sanitari. Altro discorso per quella quota residuale di personale che non può vaccinarsi per motivi di salute, allora questo tipo di persone sicuramente i tamponi gratuiti la scuola li può sostenere e li può fornire. In realtà la percentuale del personale della scuola che si è vaccinato è un punto ancora controverso. Orizzonte Scuola, per esempio, un sito da anni, un sito di riferimento per il mondo della scuola, sostiene che su un campione di 12.000 persone solo il 57% risulterebbe ad oggi vaccinato, quindi un po' in contraddizione con quanto dichiarato appena adesso dalla signora Tassin-Biol. Green Pass obbligatorio per le manifestazioni all'aperto e dal 1° settembre anche nelle scuole. Abbiamo chiesto sull'argomento anche un parere all'europarlamentare della Lega Marco Dreosto, che supporto verrà dato alle scuole nell'organizzazione dei controlli e del certificato verde, gli abbiamo chiesto. Sentiamo cosa ci ha risposto. Onorevole, anche per le manifestazioni all'esterno sarà necessario controllare il Green Pass, questo passaporto verde crea un po' di disagio per gli organizzatori, ma secondo lei è la strada giusta per uscire da questo periodo difficile di emergenza sanitaria? Ma noi dobbiamo in tutti i modi evitare di tornare a fermare il paese e quindi di ritornare in lockdown. Stiamo vedendo in questi giorni purtroppo un incremento dei casi di coronavirus e questo evidentemente non fa bene al paese, ma soprattutto non fa bene all'economia. Uno strumento importante, fondamentale, straordinario, che sta dando soluzione e sta dando risposte concrete alla crisi sanitaria è la vaccinazione. Quindi ritengo sia importantissimo che le persone vadano sensibilizzate, vada fatto capire che il vaccino è un'opportunità. Di conseguenza il Green Pass non è altro che lo strumento per permettere alle persone di fare delle cose che diversamente non potrebbero fare. Quindi non torniamo al lockdown, vacciniamoci e cerchiamo di rispettare quelle che sono le regole di buona convivenza previste in questo difficile momento.
Per quanto riguarda il dibattito per la ripartenza dell'anno scolastico, ovviamente si parla di obbligatorietà del Green Pass anche nelle scuole e l'onere di controllare e quindi di eventuali sanzioni è proprio dei dirigenti scolastici. E come si può, insomma, come si possono aiutare queste persone in questa difficoltà che si aggiunge alle altre difficoltà nell'organizzare un anno scolastico al tempo del Covid? Ma le istituzioni, il governo, il Ministero dell'Istruzione in particolare devono dare alle scuole il giusto supporto per poter far partire l'anno scolastico. Ricordo che ormai la scuola in presenza è lontana dal nostro paese da più di un anno e quindi è necessario che questi ragazzi possano riacquistare la socialità. Lo si può fare solamente con la scuola in presenza. La scuola in presenza deve dare anche delle garanzie di tranquillità e di sicurezza. In questi giorni, nell'aumento dei contagiati, vediamo che soprattutto sono coinvolti i giovani e quindi significa che noi dobbiamo provvedere anche a tutelare queste categorie, dando appunto un supporto strategico soprattutto all'istituzione scolastica, che non deve essere il controllore, non deve essere chi ha la responsabilità, ma deve essere chi riceve il supporto per poter appunto far ripartire con sicurezza e soprattutto con nuova socialità la scuola. Possibilità di tamponi gratuiti per personale scolastico non vaccinato o che non può proprio vaccinarsi per problemi di salute? Ma io distinguerei chi non può vaccinarsi da chi non vuole vaccinarsi. Il vaccino per noi non deve essere obbligatorio, però è un senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere. Chi decide di non vaccinarsi evidentemente incorrerà anche in quelle che sono le conseguenze. Guardate, quando non c'era il vaccino, quando eravamo in pieno periodo Covid e quando c'era il lockdown, eravamo tutti costretti a stare a casa. Significa che d'ora in poi rinunceranno ad alcune cose coloro che non sono vaccinati. Per quanto riguarda invece tutti coloro che non possono evidentemente vaccinarsi per motivi di salute o altre situazioni, è evidente che i controlli devono essere, quindi i tamponi devono essere gratuiti. Sul rientro a scuola ancora incerto si è espresso anche Mauro Capozzella, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. L'avvio dell'anno scolastico è ancora una grossa incognita su tutti i fronti, ha dichiarato attraverso un post Facebook sulla pagina del Movimento a Pordenone. Trasporti, assunzioni, graduatorie, organici, classi pollaio, Green Pass rappresentano ancora dei punti interrogativi su cui ancora non ci sono risposte. Eppure già con il governo Conte sono state stanziate risorse ingenti, in primis per implementare il servizio di trasporto pubblico, di cui anche il Friuli Venezia Giulia ha potuto beneficiare. Al momento però quei fondi non sono stati utilizzati per garantire ai nostri studenti un inizio di scuola finalmente sereno. Conclude il post: dopo la complessa esperienza di un anno fa, che aveva quantomeno l'attenuante di una situazione ancora non del tutto conosciuta, ci saremmo aspettati di non ritrovarci di fatto con le stesse incertezze. L'anno scolastico è alle porte ed è doveroso permettere ai ragazzi e alle loro famiglie di mettersi alle spalle i problemi vissuti nell'ultimo anno e mezzo. E oggi pomeriggio, come ogni sabato, si è tenuta in piazza Pordenone, questa volta in piazza Risorgimento, una manifestazione contro il Green Pass. E la comunità dei Free Vax, questa volta non era numerosissima, l'affluenza non è stata massiccia come in altre occasioni, anche a causa probabilmente degli scrosci di pioggia e delle raffiche di vento. Noi siamo un comitato di cittadini apartitico, apolitico, areligioso, però raccogliamo tutti, cioè qua possono venire tutti quanti per manifestare contro questo, chiamiamolo contro il Green Pass, però contro quello che sta succedendo e per scoprire la verità. Siamo un gruppo di cittadini che da ormai 5 settimane ci raduniamo in piazza a Pordenone, ma anche i nostri colleghi cittadini d'Italia si radunano in piazza per parlare di fatti di attualità che stanno accadendo in questo momento, dove c'è una grande incertezza e dove c'è un momento di gravissima discriminazione nei confronti di tutte quelle persone che si sono un attimo fermate per pensare e per capire: ma io questo vaccino
lo voglio fare, non lo voglio fare, e se lo faccio che cosa comporta? Quindi questa imposizione repentina che va a discriminarci dalla cultura, dall'arte, dalla scuola, ci preoccupa moltissimo e paradossalmente ci unisce ancora di più contro le istituzioni che non ci danno delle adeguate risposte. Continuerete oggi e ogni sabato ad oltranza? Sì, continueremo ogni sabato pomeriggio, saremo qui in piazza. Non siamo politicanti, quindi sicuramente non siamo d'accordo con l'avvocato Clout che ha fatto l'intervento presso la nostra piazza la scorsa settimana, che ha usato noi, tra virgolette, chiamiamoli Novax, per fare campagna elettorale. Noi siamo qua perché abbiamo un obiettivo unico, cioè salvare le nostre famiglie, salvare il nostro diritto di libertà e di scelta. Quindi ci scostiamo assolutamente da ogni campagna elettorale che utilizza il nostro sincero e appassionato venire qui in piazza, perché noi siamo qui per il bene comune, per il bene di tutti, per contro la paura, contro le ingiustizie e non sinceramente per fare campagna elettorale. Perché siamo qui in piazza, credo che le abbiano già detto bene gli altri. Io volevo esprimere apprezzamento per l'atteggiamento di Tele Pordenone, che è fra le poche, credo, fonti di informazione che trattano con correttezza questo delicato argomento. Se questa falsa pandemia, basata sui falsi tamponi, caso unico nella storia, riesce ancora ad imperversare e a condizionare il comportamento della gente, è anche perché da un anno e mezzo una pessima informazione ha instillato paura e ha ridotto i cervelli in poltiglia. Quindi il fatto che Tele Pordenone si ponga in modo oggettivo di fronte a iniziative come queste ha il nostro apprezzamento. Speriamo che questo atteggiamento si diffonda, perché se vogliamo sperare di cambiare questa politica e di cambiare questi politici, dobbiamo per forza prima cambiare l'informazione, perché senza informazione non c'è verità, non c'è libertà e non c'è democrazia. La maggior parte delle persone che appartengono a questa comunità, che si dichiara contraria all'obbligo vaccinale, al Green Pass, preferisca farsi chiamare, piuttosto che Novax, Free Vax, nel senso che ognuno può decidere liberamente, senza nessun arbitrio esterno, se vuole vaccinarsi oppure no. Certo, più tardi vorrei leggere anche una lettera di un docente universitario di Padova, dell'Università di Padova, che ha offerto al rettore le proprie dimissioni e la chiusura del proprio corso perché lui, pur vaccinato due volte, con doppia dose, rifiuta il Green Pass. Quindi mi pare un atteggiamento che speriamo si diffonda, esca dall'università e che non ripetiamo invece quello che è accaduto più o meno un secolo fa, quando non più di una dozzina di docenti universitari hanno rifiutato di giurare fedeltà al fascismo, gli altri non si sono pronunciati. Ci ritroviamo qui in piazza perché dobbiamo difendere un principio fondamentale, che è la possibilità di scegliere le cure che possiamo avere in base alle malattie che possiamo contrarre, e soprattutto che non vi sia discriminazione su base biologica, e questo tipo di Green Pass, così come è strutturato, di fatto la applica. E in questo momento stiamo invitando le persone a ricordarsi che nella Costituzione italiana questo diritto è garantito di scelta. Oltretutto abbiamo anche nella nostra Costituzione, nel nostro corpus legis, il fatto che la libertà che riguarda la salute di un individuo non possa essere prevaricata neanche dall'interesse comune. In questo momento stiamo soltanto cercando di sottolineare questo, è la cosa più importante di tutte in questa storia di Covid, che ha avuto già le sue vittime e non ne occorre, e ne aggiungiamo delle altre, soprattutto istituzionali. 35 migranti irregolari rintracciati dalla polizia di frontiera di Trieste martedì scorso, denunciato un cittadino serbo per favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina. Sentiamo Edoardo Anesi. Nella giornata dello scorso martedì 24 agosto, più precisamente nelle ore serali, il personale della locale polizia di frontiera marittima è intervenuto all'interno del punto franco nuovo a seguito dell'avvenuto rintraccio da parte del personale di vigilanza di 35 persone di nazionalità pakistana, afghana e bengalese, di cui 13 minori, che risultavano tutte sprovviste di documenti idonei all'ingresso e alla permanenza in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea.
A seguito di accertamenti effettuati nella zona limitrofa al rintraccio, è stato individuato un auto articolato serbo sul cui telone appariva evidente una riparazione effettuata con del nastro adesivo a forma di U, dal quale erano scesi i migranti, e nei pressi del mezzo è stato inoltre individuato l'autista. A seguito di approfondite indagini di polizia giudiziaria coordinate dal dottor Federico Frezza, sostituto procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, sono stati raccolti elementi oggettivi del diretto coinvolgimento dell'autista. Si tratta di un cittadino serbo, classe 1981, nel reato di favoreggiamento pluriaggravato all'ingresso illegale nel territorio nazionale dei migranti rintracciati. Questi avevano viaggiato all'interno del semirimorchio in apposti spazi opportunamente predisposti. Il camionista, partito dalla Serbia e diretto in Italia, è stato quindi posto in stato di fermo e successivamente condotto presso la locale casa circondariale, mentre per quanto riguarda il mezzo è stato posto sotto il vincolo del sequestro penale. Abbiamo un ospite in Veneto, con Alessio Conforti, c'è l'avvocato Marco Nicodemo, prego. Marco Nicodemo, avvocato, grazie per essere in nostra compagnia. Riorganizzazione dei servizi in Veneto orientale, tema questo sempre caldo, che tra l'altro è tornato alla ribalta anche con le elezioni che ci sono in vari territori, non a Portogruaro chiaramente, però insomma il tema di riorganizzare un po' il territorio, un territorio importante come il Veneto orientale, che potrebbe anche puntare a essere, perché no, un'area metropolitana, è un tema di cui se ne discute da parecchio tempo. Lei cosa ne pensa? Sì, sicuramente bisognerà, come ha detto lei adesso, discuterne su questo, sul discorso e sul grande argomento area metropolitana, in quanto Portogruaro deve avere un ruolo nella delimitazione dell'area metropolitana, proprio perché siamo nel nostro Veneto orientale, quindi deve avere un'immagine completamente, direi addirittura nuova. Non più forse come coordinamento e coordinatrice di tutti i comuni, ma di una sinergia che passa attraverso tutti i comuni. Se lei vede una piccola annotazione di un segnale di questo che sta dicendo lei, di questa, diciamo, sinergia, mi è piaciuta molto, per esempio, la distinzione che è stata fatta all'interno del programma dell'estate musicale, dove una parte dell'estate musicale si svolge anche a Caorle, quindi a Caorle, Portogruaro e altri luoghi ben delimitati, e si sta aprendo il territorio, e a San Michele, quindi questa, ecco, da questo deve passare, perché ormai il monopolio di una singola città diventa molto difficile, bisogna che ci sia un'apertura in poter fare sinergia con tutte le città del Veneto orientale, con tutti i paesi del Veneto orientale. Vediamo anche, è stata ottima anche l'iniziativa che sta partendo, di fare stanno organizzando delle gite sul Caorle, Bibione, Portogruaro, Concordia, perché non dimentichiamoci anche Concordia. Chiaro. Domani viene fatta finalmente, il sindaco di Concordia pare stia portando avanti Villa Soranzo, il discorso di apertura, benissimo, Portogruaro può fare una sinergia di mostre e di allestimenti con Concordia. Cioè lei dice non deve si guarda passare... più il proprio campanile, ma si guarda il territorio. No, dobbiamo guardare il territorio, come ha detto lei, dell'area metropolitana, perché questo è il futuro. Non Io dividevo addirittura, avvocato, l'area metropolitana in sé, perché la parte del Veneto orientale e una parte del portoguarese sente troppo distante Venezia. Sì. Però siamo all'interno di un Veneto orientale solamente durante il periodo estivo, credo, insomma, faccia più abitanti regioni, perché solamente la costa veneta fa oltre 30 milioni di turisti. Non ho fatto io questa specifica che ha fatto lei, lo davo per scontato, ma è vero, sì, certo, deve passare. Infatti vede che io ho tirato fuori solo determinate sinergie con determinate luoghi di mare, con l'entroterra di Portogruaro, con questi deve avvenire, non dimenticando Cinto, Gruaro, tutti quanti dobbiamo lavorare per questo. Non c'è passaggio, ha ragione lei, perché poi ci troviamo con un altro tipo di area metropolitana che è San Donà, Jesolo, Eraclea, fortissimi. Quindi noi andiamo a scontrarci con queste, a cooperare, a lavorare insieme a queste due aree.
Sindaci dovranno far squadra su questo ancora di più rispetto ad ora? Sicuramente sì, sicuramente occorre ancora un ulteriore sforzo, già con questo sindaco nostro di Portogallo, ma anche con i prossimi sindaci che verranno, o la riconferma dei vecchi deve passare sicuramente da come ha detto lei, a questa sinergia con tutti questi comuni. La stessa non conferenza può, dei sindaci poi, no? Che deve sicuramente uscire rafforzata, ma non solo, io adesso ho toccato cose turistiche, ma deve passare con il Covid, non dimenticandoci mai del Covid, anche in questo deve passare con una sinergia anche tutto il settore sanitario. Non possiamo andare sicuramente ognuno per conto suo, ma deve esserci una sinergia contro il Covid di tutti i comuni insieme. E anche pensare già al dopo Covid. Al dopo Covid, va bene, sì, che certamente ci sono le limitazioni, va bene che gli eventi di oggi e domani vengono annullati, però bisogna certamente già avere una strategia per il dopo Covid. Per il dopo Covid, che va, allora qui riprendiamo un discorso che tra due ore siamo ancora qua che parliamo, chiaro. Che va nelle scuole, che va con gli asili, che va con le case di riposo, e qui deve esserci appunto esatto una sinergia, e ha ragione lei, una sinergia proprio anche nel cercare di prendere i finanziamenti che arrivano e arriveranno. Sicuramente passa da una sinergia dove non può andare Portogallo staccata da Caorle, Caorle staccata da Bibione, Bibione da San Michele, cioè ci deve essere una riorganizzazione, come ha detto lei, del territorio. Grazie a Marco Nicodemo. Grazie a voi. Linea Pordenone. Sono in leggero aumento i ricoveri ospedalieri da Covid-19 nel Friuli Venezia Giulia. Sebbene i numeri non siano allarmanti, ad oggi 11 persone in terapia intensiva e 40 negli altri reparti, a preoccupare il sindacato è la carenza di organico, il quale potrebbe non riuscire a far fronte ad un aumento dell'occupazione letti. Ce ne ha parlato Pierluigi Benvenuto, sindacalista della CGIL. Aumentano piano piano i ricoveri per Covid-19 e anche qui a Pordenone ieri sono stati ricoverati due nuovi pazienti. E questi, sebbene i ricoveri non siano gravi, c'è preoccupazione e ci si chiede se il personale sia preparato e soprattutto se ci sia abbastanza personale per affrontare un possibile aumento dell'occupazione dei letti. Com'è la situazione qui all'ospedale di Pordenone? Sì, come dice lei, la situazione sta purtroppo via via aumentando i ricoveri per il Covid. La pneumologia, che era stata finalmente liberata prima dell'estate dal reparto Covid, dove dopo 9 mesi di impegno totale, adesso ha ritornato ad aprire. Ci sono 10 posti letto con la prospettiva dei primi giorni della prossima settimana di arrivare a 15, di cui 4 di subintensiva, quindi vuol dire che sono preparati ad accogliere anche pazienti più gravi che di quelli ordinari da Covid. Purtroppo l'età media si sta abbassando. Il personale com'è? Il personale è stanco, perché purtroppo veniamo da un anno e mezzo. Per poter far fronte all'apertura di questi 15 posti letto dovranno chiudere la chirurgia della mano, quindi pescando personale da quel reparto per andare a supporto del reparto di pneumologia. Ricordo che all'inizio dell'estate sono stati tolti dalla pneumologia 8 persone, 4 infermieri, 4 OS, per permettere alle medicine di fare le ferie. La situazione del personale è sempre quella, se non è anzi forse è peggiorata. Non ha insegnato niente per la direzione di questa azienda la pandemia che stiamo vivendo, non ha insegnato niente che bisognava assumere e tenere il personale e cercare tutte le maniere di reperire personale dalle graduatorie dei concorsi e quant'altro. Questo non sta succedendo. La sospensione del personale non vaccinato ha in qualche modo influito per quanto riguarda l'ospedale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale? Sicuramente la sospensione del personale sanitario ha influito. Io, come dire, c'è una legge dello Stato dove parla in maniera chiara che chi non si vaccina e chi senza una giustificazione, come dire, particolare per motivi di salute e quant'altro, la legge prevede la sospensione. Questo sicuramente non ha aiutato già un organico sottodimensionato. Questi colleghi infermieri o operatori sociosanitari o medici o altre figure sicuramente non aiutano in una situazione già critica. Ci sono novità sul fronte assunzioni o ancora, insomma, non avete avuto risposte? Allora, ci sono due graduatorie di concorso regionale, una per infermieri e una per operatori sociosanitari. Quella degli infermieri hanno fatto una prima assunzione, hanno
fatto una prima assunzione, hanno chiamato i primi 18, del tutto insufficienti, 18 infermieri per tutta l'azienda sono del tutto insufficienti. Noi chiediamo che questo scorrimento dei graduatori avvenga il prima possibile per poter permettere di sopperire alle carenze che dicevo prima. Il concorso per gli operatori sociosanitari è finito a maggio, deve essere ancora pubblicata la graduatoria definitiva e quindi devono ancora iniziare ad assumere le persone. Visto che in quelle graduatorie ci sono tanti operatori che lavorano nelle strutture private delle RSA, delle case di riposo con le cooperative, se andiamo ad assumere quegli operatori svuotiamo quelle strutture e quindi il patatrac è fatto, insomma. A proposito dei dipendenti sanitari non vaccinati contro il Covid-19 che in Friuli Venezia Giulia hanno presentato ricorso al TAR in seguito al provvedimento di sospensione, contestando la legittimità dell'obbligo vaccinale, si è espressa anche la senatrice del PD Tatiana Rojc, che ha dichiarato in una nota: dal Ministero della Salute alle Regioni è condivisa la consapevolezza che la quarta ondata potrebbe rimettere in sofferenza il sistema sanitario. E proprio questo mette in crisi il diritto di cura, perché toglie alle istituzioni pubbliche la capacità di tutelare la salute di ognuno. Chi si sottrae al vaccino si sottrae alla lotta al Covid e distoglie risorse per la cura delle altre gravi patologie. Anche per questo va presa in seria considerazione l'estensione dell'obbligatorietà vaccinale. Per contro c'è chi si domanda perché lo Stato, invece di tagliare sistematicamente gli investimenti sulla sanità, non abbia provveduto, almeno nell'anno e mezzo del Covid, a potenziare le strutture sanitarie ed il personale. Allora, parliamo adesso abbiamo intervistato questa mattina un giovane imprenditore di Porcia che da 8 anni vive e lavora ad Hong Kong, Alberto Turchet, che si trova in queste settimane in vacanza a casa a Porcia, e lo abbiamo interpellato perché ci raccontasse qual è la situazione Covid tra quarantene, obblighi vaccinali e quant'altro nell'area del sud-est asiatico che lui frequenta abitualmente per lavoro. Alberto Turchet è un pordenonese che ormai da diversi anni vive e lavora ad Hong Kong e al quale vorremmo chiedere un attimo com'è la situazione in Asia allo stato attuale per quanto riguarda Covid, vaccinazioni, quarantene e così via, visto che e anche ad esempio la possibilità o meno di entrare nei vari paesi, visto che appunto le notizie che arrivano sono frammentarie e contrastanti. La situazione in Asia è molto diversa rispetto a quella che abbiamo in Europa e negli Stati Uniti. I paesi asiatici si sono tutti chiusi, quindi è impossibile viaggiare e stanno tutti cercando di perseguire la politica dei zero casi. Quindi anche in posti come Hong Kong, in cui ci sono zero casi da quasi un mese, in una popolazione di circa 7 milioni di abitanti, comunque continuano a tenere le frontiere chiuse. È possibile girare chiaramente con una sorta di green pass locale, però non si può viaggiare perché quantomeno i visitatori non possono entrare. I cittadini o i residenti come me al ritorno ad Hong Kong devono fare una quarantena di almeno 2 settimane, se non 3, in hotel a proprie spese. Questo è quello che sta seguendo Hong Kong, la politica Singapore, che sta seguendo l'Asia e tutti gli altri paesi. Quindi l'Asia di fatto è blindata, non si entra con visti turistici e neppure con visti business. Visti business in alcuni paesi, ma molto molto difficili da ottenere. Ecco, e tu mi raccontavi che adesso è da maggio che sei qui, sì. Eri venuto per un breve soggiorno, ma siccome i regolamenti cambiano praticamente ogni settimana, sì. È difficile rientrare a Hong Kong. È molto complesso perché bisogna partire con i biglietti aerei, con le prenotazioni per le quarantene, e i vari test. Un esempio per me ora è rientrare a casa, se rientrassi domani, dovrei fare 2 o 3 settimane di quarantena in base a dove faccio scalo aereo, arrivare già con un test molecolare e fare la quarantena in hotel, e mi farebbero qualcosa come 5 altri test momento dell'arrivo alla fine della quarantena. Va sottolineato che tu sei vaccinato. Io sono vaccinato ad Hong Kong con un vaccino di quelli riconosciuti anche qui in Unione Europea. Quindi
le tue conclusioni quali sono? Cioè, la campagna vaccinale ha funzionato, sta funzionando, il vaccino sta facendo, sta raggiungendo i risultati per i quali è stato introdotto o no? I vaccini che si stanno usando qui in Europa, a quanto pare sì. Il mio punto di vista è di due mondi completamente opposti, cioè Europa e Stati Uniti che stanno cercando di aprire, e si può viaggiare tra l'Europa e gli Stati Uniti senza grossi problemi, mentre invece un'Asia che sta cercando di seguire questa, a mio parere, chimera degli zero casi e che invece è chiusa, è completamente chiusa da più di un anno e mezzo. Con danni comprensibili per l'economia. Danni economici enormi e anche poi per la popolazione che non può vivere come invece oggi siamo qui al mercato di Pordenone, utilizziamo delle mascherine, insomma le noie sono abbastanza limitate e se si vuole viaggiare, se si vuole andare in vacanza si può. E cosa invece che è completamente diversa. Ah, quindi in Asia, ad Hong Kong per esempio, sì. Lo scenario è quello di strade vuote, no, locali no, chiusi? No, allora quando prima della vaccinazione sì, le strade erano vuote, c'erano i coprifuoco, ma la popolazione in realtà, ad Hong Kong è un caso un po' particolare perché c'è stata la SARS all'inizio nei 2000 che è stata molto più grave e ha colpito molto Hong Kong, quindi la popolazione ha reagito immediatamente con una quarantena quasi volontaria, un lockdown volontario. E le mascherine non le hanno imposte i governi, la popolazione le ha cominciato a utilizzare di propria spontanea volontà ancora a gennaio dell'anno scorso. Poi le persone stavano a casa per scelta e si sono fatte delle chiusure con i ristoranti che chiudevano alle 6 del pomeriggio o anche prima, lavoro da casa, molto telelavoro, questo è stato quello che è stato fatto in Hong Kong. Ora è tutto molto, molto più aperto, ma di nuovo stiamo parlando di un posto in cui da più di un mese ci sono zero casi, ma comunque le frontiere sono chiuse e per una città-stato, perché di questo si tratta, frontiere chiuse è facile immaginare, come se noi fossimo bloccati, una città come Milano fosse chiusa e da Milano non si potesse neanche andare a Bergamo. Ecco, è senz'altro difficile fare proiezioni perché la situazione è talmente volatile che cioè, può cambiare da una settimana all'altra, ma tu cosa ti aspetti? Quando prevedi di poter rientrare? Ma io vorrei rientrare, cioè devo rientrare a settembre, anche perché sono da troppo tempo via, per fortuna con il lavoro riesco comunque a gestirmi, ma l'obiettivo è quello di rientrare tra qualche settimana. Quando riuscirò a ritornare al mio normale lavoro, che era quello di girare a settimane alterne per l'Asia, io ecco, non prima dell'anno prossimo, la Cina già parla di tenere questa situazione di emergenza fino a metà dell'anno prossimo. Quindi è tutto in divenire, io francamente non lo so. Traffico autostradale intenso in questo fine settimana. Stando alle previsioni di Autovie, sono previsti circa 300.000 transiti. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio di Edoardo Anese. Quello in corso sarà un weekend caratterizzato prevalentemente dal controesodo, più precisamente il secondo di questa stagione estiva. Stando alle previsioni di Autovie sulla base dell'andamento del traffico delle scorse settimane, è stimato tra la giornata di oggi, sabato 28, e domani, domenica 29 agosto, il transito di circa 300.000 veicoli. Stando ai dati raccolti, di questi più di 40.000 faranno ingresso alla barriera di Trieste Lisert di rientro dalla Slovenia e dalla Croazia e 25.000 al casello di Latisana di ritorno dalle località balneari di Lignano e Bibione. In molti transiteranno sulla A23 da Udine su dal nodo di Palmanova, chi proveniente dalla montagna, chi dall'Austria, dai paesi del centro-est Europa, per lo più in questo caso si tratta di lavoratori diretti nel nord Italia. Già da questa mattina il traffico è stato intenso lungo la direttrice Trieste-Venezia e la A23 verso l'intersezione con la A4. A
Autovie Venete ha quindi previsto rinforzi ai caselli non solo con il personale dell'esazione ma anche con i piazzalisti, con i mezzi dei soccorsi meccanici e con il personale sanitario. Ed è tornato a trovarci come ogni sabato Andrea Meneghel, il nostro esperto di canti liturgici della tradizione cattolica. Buonasera a tutti. Allora, ci ha portato anche oggi, mi pare, dei canti per l'ascolto, alcuni brani per l'ascolto, se non sbaglio. Sì, esattamente. Oggi l'argomento è l'Agnus Dei. Questo canto, che richiama le parole del Vangelo di San Giovanni, è inserito prima del canone. E subito dopo il Sanctus, è un brano che introduce il sacrificio di Gesù Cristo, chiamato appunto l'Agnello di Dio, che viene sacrificato in modo incruento durante ogni celebrazione liturgica. Per cui è un canto che introduce contemporaneamente il tema della gloria, il tema del dolore e al contempo l'eroica umiltà di Gesù Cristo che riscatta, che vince e conquista l'umanità, la riscatta dal peccato originale attraverso la sua morte e passione. L'agnello è un simbolo molto importante perché anche nel rito ebraico vi era il capro espiatorio e l'agnello del sacrificio. La Pasqua, che in ebraico significa passaggio, è una celebrazione annuale di origine ebraica che ricorda il passaggio dello Spirito Santo in Egitto per liberare il popolo di Israele. Quindi è stato chiesto al popolo di Dio, agli ebrei, di tingere le mura, le porte della propria casa con il sangue di un agnello sacrificato quella sera, dove lo Spirito Santo non avrebbe trovato, dove non vi era il segno del sangue dell'agnello, lo Spirito Santo avrebbe ucciso i figli primogeniti, questo per fare in modo che il popolo di Israele potesse fuggire dall'Egitto. Così come ogni simbolo viene inverato nel Nuovo Testamento, dico simbolo ma è un termine non proprio appropriato, dovrei parlare di figura, ogni elemento dell'Antico Testamento viene inverato nel Nuovo e l'agnello di Dio, l'agnello sacrificale che gli ebrei hanno realmente sacrificato, quindi in modo truce, prendendone il sangue, è la figurazione di Gesù Cristo, che dà il proprio sangue non più per la salvezza del popolo ebraico, ma per la salvezza di tutta l'umanità. Egli nuovo Adamo ed egli appunto agnello di Dio, mite nei confronti del Padre e fa la sua volontà. Questo canto, ecco, vi sono diversi modi di eseguirlo, se ne contano più di una ventina. Il Kyriale alla fine ne elenca due nella sezione dedicata ai singoli canti che volevo portare al vostro ascolto. Questo era il primo, ascoltiamo direttamente il secondo, avete notato la solennità del primo, il momento di sospensione per riflettere sul sacrificio che viene compiuto e ascoltiamo ora il secondo. Agnus Dei, qui nobis.
Bene, questi erano i due brani che volevo portare alla vostra attenzione questa sera. Notate che il secondo è più melodico, potremmo dire che è in una certa misura più festoso. Notate comunque che la solennità viene mantenuta. Vi lascio con un'altra riflessione. Ecco, è importante ricordare anche nella liturgia del Novus Ordo, quando viene introdotta l'Eucaristia, quando viene mostrata al popolo dei fedeli, il fatto che anche se attualmente per le riforme del Messale avvenute di recente si dice la cena dell'agnello, è fondamentale che ogni fedele ricordi e sappia molto bene che non si tratta di un agnello qualsiasi, ma è proprio l'agnello di Dio, è Cristo, è il Salvatore. Quindi quello che rimane implicito deve essere consapevole, deve essere implicitamente noto a tutti i fedeli che seguono la messa, così come lo Spirito Santo, che viene menzionato molte volte come solo Spirito, ecco, è importante ricordare e sapere molto bene che si tratta dello Spirito Santo. Ecco, un pensiero, una riflessione per tutti coloro che, seguendo la nuova liturgia, è bene che tengano questa cosa a mente nel momento in cui viene detto cena dell'agnello. Ovviamente non è un agnello qualsiasi, non è l'agnello dell'Antico Testamento, ma è proprio l'agnello del Nuovo Testamento. Bene, grazie Andrea per il suo consueto contributo. Invece la messa che teniamo noi ogni domenica alle 18 nella chiesa della Santissima Trinità di Pordenone, ecco, lì il rito è antico, per cui non vi sono equivoci, non ci sono dubbi, veniteci ad ascoltare, venite a seguire la liturgia. Ore 18, chiesa della Santissima Trinità, Pordenone, ogni domenica. Ogni domenica, infatti volevo arrivare proprio lì. Ma lei, Andrea, oltre a essere un esperto e un critico del canto liturgico, canta anche? Canta no, nel coro? C'è una lunga strada prima di diventare esperto del canto liturgico. Io ho approfondito qualche aspetto che soprattutto mi interessava per curiosità personale. Io, come ho detto molte volte, sono stonatissimo veramente, e benché abbia provato a cantare qualcosa, ecco, l'unica cosa che si è riuscito ad ottenere è portare fuori tono tutto il resto del coro insieme a me. Quindi è molto bene che io stia a fare servizio, che venga qua a parlarvi, dopodiché usi la bocca come meglio me ne adatta la virtù, la provvidenza del Signore. Va bene, grazie Andrea Meneghel, sempre molto simpatico e autoironico, oltre che molto esperto, molto dotto di queste materie così interessanti. Grazie anche con lui, appuntamento alla prossima settimana, sabato prossimo. Grazie. E torniamo in Veneto ad Alessio Conforti per parlare di turismo ed ecosostenibilità nautica. Se ne è discusso questa mattina in un convegno a Bibione. Turismo nautico responsabile, servizi correlati e sostenibilità ambientale sono i temi affrontati questa mattina a Bibione, al Marina Resort di Porto Baseleghe, teatro di un convegno rivolto ai proprietari di barche, diportisti, turisti e personale professionale tecnico. L'iniziativa, denominata Ecomap, è frutto di un lavoro durato mesi e ha coinvolto enti e istituzioni del mondo scientifico, universitario e istituzionale, il tutto nell'ambito del progetto europeo Interreg Italia-Croazia. Tra gli argomenti chiave, quello dei rifiuti, con l'obiettivo di aumentarne la sensibilità nei confronti degli utenti, al fine di recuperare il ritardo accumulato negli anni, ma anche uno studio geochimico integrato dei sedimenti per una gestione maggiormente sostenibile di porti e spiagge. La Regione del Veneto dall'agosto del 2020 si è dotata di un'agenda per la strategia dello sviluppo sostenibile. E progetti come Ecomap si integrano perfettamente in questa strategia perché dimostrano come la sostenibilità sarà negli anni futuri uno degli asset più importanti da sviluppare per la Regione del Veneto. L'evento di oggi, che in qualche modo conclude un percorso, credo che sia il momento per riuscire ad essere competitivi in un mercato turistico internazionale che chiede sempre di più
iniziative come queste attente all'ambiente e alla sostenibilità. Buone pratiche quindi nella conduzione da diporto, come l'indicazione di non sversare le acque di sentina in mare, usufruendo dei servizi nei vari porti e utilizzare la raccolta differenziata nella darsena. L'Unione Mare Veneto è da sempre un'associazione particolarmente sensibile a tutte le dinamiche della sostenibilità ambientale. Basti solo ricordare i tanti progetti che abbiamo coordinato in questi anni, le collaborazioni con l'Università Alma Mater di Bologna per il progetto di Citizen Science delle Sentinelle del Mare, la più recente collaborazione con Legambiente per le azioni concrete a tutela della salvaguardia delle tartarughe careta careta, e per questi motivi non potevamo non essere al fianco di Vivione Mare all'interno di questa progettualità Ecomap, un nuovo modo responsabile di fare impresa avendo cura e attenzione per il territorio, e quindi ci auguriamo anche che l'esempio di Vivione Mare possa essere in qualche modo replicato da altri partner, da altre realtà, perché siamo convinti che questo sia qualcosa su cui non si può più tornare indietro e che la sostenibilità ambientale rappresenti sempre di più una componente fondamentale dell'offerta turistica che andiamo a sottoporre nei mercati dei nostri ospiti. Con Edoardo Anese c'è l'assessore allo sport del comune di Udine, Antonio Falcone. Prego. È in nostra compagnia Antonio Falcone, assessore allo sport del comune di Udine. Ben ritrovato, assessore. Buonasera. Bene, tema dello sport, il comune di Udine si sta muovendo per fare innovazione da questo punto di vista. Sì, assolutamente, abbiamo fatto un lavoro, diciamo che questa pandemia ci ha sbloccato altri settori, in quanto ci ha fermato alcune iniziative, ma ci ha dato l'opportunità di lavorare molto bene su quello che era un monitoraggio su tutti gli impianti, tutta quella che è la proposta sportiva che il Comune di Udine fa. Capita poi in un momento favorevole, perché anche il governo si sta indirizzando, diciamo, i propri investimenti, anche la comunità europea, sulla valorizzazione degli impianti sportivi. Noi siamo partiti un attimino prima, abbiamo monitorato tutte quelle che sono le nostre strutture e abbiamo messo nell'ultimo anno, personalmente io ho seguito 8 nuovi progetti, dalla parete di roccia al campo di pattinaggio a quelli che saranno dei campi da calcio che verranno cambiati, tutto il discorso verrà messa l'erba sintetica, quindi favorirà l'utilizzo costante, quotidiano, senza le manutenzioni e i problemi dei fermi, delle forzature dovute ai fermi per via delle manutenzioni e anche del clima, perché un campo normale, tradizionale, è soggetto a tutti questi problemi qui. Certo. E ci sono quindi tantissimi progetti, tra cui anche i campi di padel, è un lungo elenco. Questo perché? Perché noi vogliamo riportare al centro dell'attenzione la città nei servizi, vogliamo far sì che Udine ritorni interprete principale in quelli che sono i servizi, a cominciare dallo sport e poi via via anche sugli altri referati. Però noi ci immaginiamo uno scenario dove fare sport a Udine è conveniente, ci sono belle strutture, sono all'avanguardia e soprattutto non dobbiamo far uscire i nostri atleti dalla provincia per poter fare anche degli sport un po' più di ricerca. E il tema dello sport continua a rimanere vivo soprattutto in questo periodo, perché tra poco c'è l'imminente ritorno in classe da parte degli studenti, quindi la ripresa delle attività sportive, delle associazioni. Come vi state organizzando? Allora, diciamo che in linea di massima ci sono pochi mutamenti rispetto allo scorso anno, se non due principali fattori. Uno, che oggi dovremo dare comunque precedenza per quanto riguarda le palestre scolastiche alla didattica, quindi alle scuole. Dopo che le scuole ci segnaleranno le disponibilità, potremo procedere noi nell'assegnazione degli spazi sportivi all'interno di questi istituti. Dopodiché sono stati inseriti naturalmente fra le regole il Green Pass,
rispetto alla scorsa stagione, e un'altra regola è quella che si può fare attività sportiva solo in zona bianca. Qualora si cambiasse zona, allo stato attuale le norme prevedono la chiusura dello sport. Il mio auspicio è che le cose cambino, come sono cambiate anche nella precedente stagione sportiva, dove anche in zona rossa il CONI dava delle linee per tutti coloro che potevano poi allenarsi, chi era di pertinenza nazionale, agonistica e quant'altro. Quindi ci saranno, secondo me, dei costanti aggiornamenti in merito a questo discorso. Bene, allora noi avremo sicuramente modo di tornare sul tema. Intanto ringraziamo l'assessore Falcone per essere stato con noi oggi, grazie ancora. Grazie a lei. E Linea che può tornare a Pordenone. Buonasera. E a proposito di sport, vi ricordo che domani sera, domenica, in luogo del telegiornale, dalle ore 19, andrà in onda un bellissimo documentario su Gino Rossi, il leggendario pugile pordenonese degli anni 50, documentario dal titolo L'uomo, il maestro, il pugile e il professionista, Gino Rossi. Quindi non perdetevelo. E parliamo adesso di calcio, di Serie B, del Pordenone, che domani sarà di scena a Ferrara contro la SPAL. E vediamo quindi l'intervista al mister Neroverde Paci. Dopodiché avremo il meteo, un piccolo break pubblicitario e poi ancora notizie e ospiti dalle redazioni di Udine e del Veneto. Quindi non andate via. Grazie. Mister Paci, domani sera c'è SPAL Pordenone, secondo il campionato. Che Pordenone vedremo, che Pordenone ti aspetta? Ma allora, cercheremo intanto di vendere cara la pelle, perché sappiamo che per noi è una partita importante, e quindi cercheremo di fare la miglior partita che è nelle nostre corde in questo momento. È difficile prevedere il giorno prima della partita quello che succederà, ma sicuramente cercheremo di essere aggressivi, di fare, ripeto, la miglior partita che possiamo essere per il momento, per il nostro momento. Conquistare i primi punti avrebbe un significato molto prezioso. Sì, è importante, sarebbe importante, ma credo sempre che poi la vittoria sia una conseguenza della prestazione. Andare in campo con il giusto atteggiamento, la giusta cattiveria per noi è fondamentale. Cercheremo di far quello, sappiamo quanto è importante i punti, ma sappiamo anche quanto è importante diventare squadra il prima possibile, continuare a crescere sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale, come carattere, e poi ripeto, i punti sono la conseguenza di come giochi, di quello che dai in campo, di come curi i dettagli, perché poi alla fine le grandi cose sono fatte dai piccoli dettagli, quelli che domani sera dovremmo essere bravi a curare. Una settimana di lavoro in più cosa ti regala? Maggiore consapevolezza, maggiori certezze? Beh, è una settimana di lavoro in più, è stata importante sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda il gioco. Stiamo cercando di portare avanti un'idea di gioco che col Perugia non si è vista molto dal punto di vista della fase di possesso. In fase di non possesso secondo me abbiamo fatto anche una buona partita, abbiamo concesso poco, però bisogna migliorare. E quindi questa settimana è servito per dare anche condizioni a chi è arrivato all'ultimo momento, come Petriccione, come Ciciretti, e quindi è stata una settimana importante per continuare a lavorare sul nostro processo di crescita. Ci saranno delle variazioni negli uomini rispetto a Perugia? Probabilmente sì, adesso la formazione ancora non l'ho fatta e vediamo oggi pomeriggio, probabilmente qualcosa cambierò. Il modulo, stiamo portando avanti quel modulo lì che porteremo avanti, ma poi per quanto riguarda gli uomini vediamo quello che viene fuori oggi pomeriggio. La SPAL che squadra è e quali sono le sue caratteristiche migliori in cui andremo a contrastarvi? È una squadra importante, fatta da giocatori importanti, una squadra con grande potenziale soprattutto in fase offensiva, è una squadra molto aggressiva che concede poco,
è una squadra che poi quando ha il pallone, soprattutto con gli esterni, è molto brava negli uno contro uno, sono molto brave nelle palle inattive, è una squadra da tenere con molta attenzione, insomma. Però è una partita e credo che quando si gioca, anche loro avranno i loro problemi ad affrontarci, di questo ne sono sicuro, quindi andiamo a Ferrara con la giusta tranquillità ma con la massima consapevolezza che possiamo fare una grande partita e essere rabbiosi dopo i punti che abbiamo perso domenica, perché domani per noi è un'occasione, un'opportunità in cui possiamo aggiustare le cose, in cui possiamo continuare a migliorare, però sostanzialmente è un'opportunità per prendere punti. Un calciatore come Mancosu, pur appena arrivato, è chiaramente il faro della squadra, merita un'attenzione speciale o comunque si ragiona d'insieme? Ma è un giocatore importante, ma si ragiona d'insieme, si ragiona d'insieme perché poi alla fine è la squadra che vince. È vero che all'interno della squadra c'è il singolo, abbiamo studiato le caratteristiche di Mancosu, cercheremo di limitarlo al massimo, però poi l'attenzione sarà sulla spalla, sulla squadra, su quello che dovremo fare noi, ma l'attenzione poi sarà rivolta principalmente a noi, a quello che dobbiamo fare in campo, all'aggressività, all'atteggiamento che dovremo mettere in campo, perché poi non è solo questione tattica, ma anche questione di metterci personalità, di metterci carisma, di metterci tutto quello che abbiamo, a reggere le pressioni, perché domani dovremo essere bravi a reggere le pressioni. Però è questione di atteggiamento, cosa che col Perugia si è vista in alcune parti della partita, ma possiamo migliorare. Si vede una stagione di porte chiuse, insomma si è ricominciato col pubblico, domani ci saranno una cinquantina di pordenonesi a Ferrara, oggi gli ultras hanno portato il loro saluto, è importante avere qualcuno che ti vuole bene. Ecco. Sì, fantastico, i tifosi oggi sono stati fantastici perché sono venuti qui al campo e li ringrazio personalmente perché la squadra aveva bisogno di questa energia da parte loro. Noi cercheremo sicuramente con l'atteggiamento in campo di ricambiare, ma soprattutto cercheremo di unire i nostri sforzi ai loro, perché è importante il modo di giocare, il modo di approcciare le partite, il grande atteggiamento, la grande aggressività deve contagiare i tifosi, come noi dovremmo essere contagiati dalla loro energia. Deve essere un tutt'uno, sono molto contento che sono venuto oggi, li ringrazio. Cercheremo domani di fare la partita anche per loro, perché si meritano una grande partita. Buonasera a tutti. Dunque il tempo in questi giorni è determinato dalla presenza della vasta depressione sul nord Europa, sull'Europa centrale, che fa fluire correnti tendenzialmente dal nord, nord-ovest sull'Italia e quindi anche sulla nostra regione. Questa depressione porta aria piuttosto fresca, fredda in quota e a tratti anche qualche impulso un po' più umido genera qualche precipitazione o anche locale instabilità, come è già accaduto anche nel pomeriggio di oggi. Domani dunque avremo ancora una giornata all'insegna della variabilità, specialmente sulle zone interne della regione, mentre sulla costa potrebbe esserci un tempo più soleggiato. Saranno probabili delle locali piogge e qualche rovescio, più probabili di pomeriggio, specialmente sulla zona montana, ma non è escluso che qualche pioggia possa interessare anche altre zone della regione. Sulla costa soffrirà probabilmente venti a regime di brezza, piuttosto debole, e in quota in montagna farà piuttosto freddo. E sulle cime, nel caso di qualche precipitazione o di qualche temporale, potrebbe nevicare fino a una quota attorno ai 2200 metri circa. Temperature massime domani in pianura e sulla costa fino a 24 gradi, quindi temperatura ancora decisamente sotto media. Il tempo rimane così ancora decisamente instabile e fresco, almeno per i primi giorni della prossima settimana. È tutto, buona serata. Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo subito questa nuova edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca nera, perché ieri un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Ragogna, dove viveva solo. Inutile l'allarme lanciato dai vicini nel primo pomeriggio. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, che risale ad almeno tre giorni
giorni prima. Sul posto sono intervenuti i sanitari, il medico legale e i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. La salma è stata affidata ai parenti dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. A stroncare la vita del 79enne è stato un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Domenica 29 agosto, quindi domani alle ore 18, nella Sala Lido del Grand Hotel Astoria di Grado si terrà l'incontro progetto Underwater Muse, il patrimonio sommerso tra valorizzazione e accessibilità, il relitto Grado 2. Un'importante occasione per ascoltare gli archeologi e le istituzioni coinvolte, raccontare i lavori in corso e le tante attività di ricerca e valorizzazione in siti del relitto di imbarcazione romana Grado 2 con il suo carico di anfore vinari naufragato a largo dell'isola tra il III e il II secolo avanti Cristo. Pochi giorni fa sono partite le operazioni di ricerca, tutela e valorizzazione del relitto di imbarcazione romana a largo di Grado, noto come appunto Grado 2. Il progetto ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo di alcune aree dell'Adriatico attraverso la progettazione di parchi e sentieri archeologici sommersi e la creazione di soluzioni digitali innovative per la sua fruizione, come la realtà virtuale e aumentata. Nella giornata di ieri alle ore 15:30 a Palazzolo dello Stelle i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Fornaci, dove poco prima, per cause accidentali, un pensionato 72enne ha riportato lesioni alla gamba sinistra. Stava lavorando nel suo giardino quando ha perso accidentalmente il controllo della motozappa che stava utilizzando. È stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in gravi condizioni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ulteriori 1.815.000 euro per la realizzazione degli interventi di risanamento conservativo, adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell'edificio che, una volta che sarà ultimato, ospiterà il nuovo distretto sanitario di Tarcento. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla salute Riccardi dopo l'approvazione del provvedimento da parte della giunta regionale, evidenziando che si tratta di un investimento rilevante, il quale, sommandosi agli oltre 4 milioni di euro già stanziati per questo progetto, apre la strada alla realizzazione della nuova sede distrettuale, un'opera attesa da tempo sul territorio, sulla cui realizzazione i sindaci della zona hanno espresso piena condivisione. Continuano i disagi legati all'entrata in vigore del Green Pass. In questo caso, nelle ultime ore, i disagi derivano dai lavoratori transfrontalieri che risulta che hanno difficoltà nel scaricare la documentazione. Continuano i casi di difficoltà legate a persone che sono in regola con le vaccinazioni ma non hanno ottenuto il Green Pass. Si tratta dei lavoratori frontalieri, sono infatti diverse le segnalazioni giunte in questi giorni allo sportello Eures della CISL Friuli Venezia Giulia. In particolare si tratta di lavoratori residenti in un paese confinario come ad esempio la Slovenia, che lavorano in Italia dove hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid. Le segnalazioni riguardano la difficoltà di scaricare la certificazione. Per ottenere il Green Pass attraverso il sito del Ministero Italiano della Salute occorre il numero della tessera sanitaria, che non è presente sulla carta dei frontalieri. Allo stesso tempo il rilascio nel paese di residenza non risultava possibile, non comparendo la vaccinazione nel sistema telematico interno. In realtà, comunica lo sportello Eures della CISL, dopo aver consultato l'assessorato regionale alla salute ed INSIEL, i lavoratori frontalieri vaccinati in Italia possono scaricare il Green Pass dall'apposita pagina del sito del Ministero, scegliendo l'opzione utente non iscritto all'SSN vaccinato in Italia e inserendo il proprio codice fiscale e i dati relativi alla vaccinazione effettuata.
L'allarme è scattato questa mattina poco prima delle ore 7, quando 4 persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale frontale avvenuto all'altezza del bivio H lungo la statale 14 nel comune di Trieste. Dopo l'impatto, conducenti e passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dalle loro vetture, assistiti poi dal personale medico inviato sul posto dalla SORES di Palmanova. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale a supporto delle operazioni dell'equipe medica. A causa dello scontro avvenuto alla progressiva chilometrica 161-150 della Venezia Giulia in direzione della Slovenia è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico. Sul posto anche la squadra dell'ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena è stato possibile la circolazione. Iniziano gli incontri itineranti di Aspettando il Festival, 6 appuntamenti in 6 comuni diversi dell'Isontino e della Bassa Friulana dall'1 al 5 settembre accompagneranno il pubblico nel vero e proprio cuore del Festival del giornalismo che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 7 all'11 settembre. Il festival propone tematiche legate all'attualità o agli anniversari di alcuni fenomeni rilevanti per il mondo del giornalismo, della cultura e per l'evoluzione della società, dell'economia e della politica. Gli appuntamenti di Aspettando il Festival si terranno a San Canzian di Sonzo, Fogliano Re di Puglia, San Per di Sonzo, a lei a Staranzano e Sagrado, e i temi affrontati saranno solo un assaggio di quelli che verranno poi trattati nel vero e proprio Festival del giornalismo. Saranno quasi in 500 provenienti da tutta Italia ed Europa i rievocatori in abiti e armi storiche che animeranno a Palmanova il più grande evento rievocativo dell'epoca napoleonica, organizzato in Italia e uno dei più rappresentativi di tutto il vecchio continente. Sentiamo. Palma alle armi, 1809, l'assedio. Questo è il nome della rievocazione storica che farà vivere il 4 e 5 settembre 2021 la storia della fortezza nei momenti delle guerre napoleoniche. Due giorni tra battaglie, parate, accampamenti e ristori, fanti e cavalieri e tante altre realtà tipiche dell'epoca napoleonica. L'area del Bastione Garzoni e la cortina nei pressi di Porta Cividale ospiteranno i rievocatori con 200 tende, i bivacchi delle truppe, le artiglie e la locanda storica. Con preciso rigore filologico sarà allestito uno dei più grandi accampamenti militari nella storia delle rievocazioni napoleoniche in Italia e riproposta la scenografica battaglia. Sabato alle 17, domenica alle ore 15, le grandi battaglie in campo aperto sulla spianata fuori Porta Cividale. Per i due giorni della manifestazione sono previste visite guidate alla fortezza, alla mura veneziana e napoleonica, alle gallerie militari e una caccia al tesoro per bambini. Nelle due serate festa in Piazza Grande con musica, danze e duelli, un percorso didattico accompagnerà nell'arte militare del periodo napoleonico tra moschetti, artiglierie, armi bianche e addestramenti. Per un mese, nella primavera di quell'anno, il 1809, Palma fu bloccata e bombardata fino alla sua liberazione. La fine delle ostilità fu firmata appunto nell'ottobre dell'anno 1809. Palmanova entra nella storia e lo spettatore potrà rivivere la vita delle guarnigioni e delle truppe assedianti in quei giorni febbrili, fanti, cavalieri, artiglieri e civili. La vita di inizio 800 tornerà ad animare le vie di Palmanova tra manovre militari e ronde cittadine. Un anno fa è mancato Bernardino Ceccarelli, che nel 1979 aveva fondato l'omonimo gruppo, azienda leader nel settore dell'autotrasporto nazionale e internazionale. Il gruppo Ceccarelli, con un post su Twitter, lo ricorda con affetto. Un anno fa Bernardino ci ha lasciati, anche se fuori dalla nostra vista, non è fuori dalle nostre menti e pensieri, non è lontano, è nell'ufficio accanto. Il suo continuiamo con lei ogni giorno. Il noto artista San Giovanni, secondo classificato nel programma Amici 2020, nei giorni scorsi è approdato a Palmanova, sold out tutte le date della sua
tournée in cima alle classifiche con la canzone Malibu, hit dell'estate 2021, certificata, pensate, 5 volte disco di platino. Giovanni Pietro Darmian, questo è il vero nome del cantante, è entrato nel cuore dei più giovani, ma non solo per la sua musica e i suoi testi mai banali. A Palmanova si è esibito in un concerto che rientra nella rassegna Estate di Stelle. Sul palco il giovane artista vicentino ha cantato tutte le canzoni del suo repertorio, livelli di entusiasmo alle stelle per un pubblico che ha cantato ogni singola nota dello spettacolo assieme al giovane artista. Si è quindi trattato di una bellissima manifestazione. La CISL di Trieste e Gorizia si è espressa in merito alla vicenda che ha coinvolto il preside del liceo Buonarroti di Monfalcone, vittima nei giorni scorsi di una minaccia. Sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. Nessuna forma di violenza è ammessa o può essere giustificata, neppure in un periodo così critico e difficile come quello che stiamo vivendo. Apre così la CISL di Trieste Gorizia, esprimendo piena solidarietà al preside del liceo Buonarroti di Monfalcone, che nei giorni scorsi è stato vittima di minacce legate alla lettera che aveva inviato alle famiglie degli studenti contenente l'appello a vaccinarsi. Dobbiamo scongiurare e contrastare con fermezza tutti quei tentativi di innalzare il già alto livello di tensione sociale, commenta il sindacato territoriale Luciano Bordin. In questo momento serve calma e lucidità, sapendo che solo con collaborando tutti quanti e non aggredendoci potremmo uscire dalla pandemia che ci ha colpiti e riprendere quanto prima la nostra vita normale. Per questo, tuttavia, come si evince da un comunicato sindacale, è necessario che il governo chiarisca velocemente e legislativamente gli ambiti dei provvedimenti, a partire dall'obbligo della vaccinazione. Per quanto ci riguarda, ci appelliamo affinché chi nell'esercizio del proprio lavoro si trovi a dover dare seguito alle disposizioni nazionali non venga osteggiato né tantomeno intimidito, e che anzi gli sforzi di tutti siano concentrati sul pieno rispetto di quei protocolli individuati per la sicurezza propria ed altrui. Su quanto accaduto al preside, la CISL ha sottolineato che si tratta di un atto ancora più grave, in quanto avvenuto all'interno di una istituzione scolastica che dovrebbe essere il simbolo della cultura della non violenza, del rispetto e della correttezza. È con forte preoccupazione e contrarietà che la FILT CGIL del Friuli Venezia Giulia ha accolto la decisione di Trenitalia di chiudere l'impianto di Trieste, al quale fa capo il personale di bordo del servizio universale Treni Intercity. Per effetto di questa scelta, il personale interessato di profilo capitreno e capiservizio treno, in tutto 9 figure, verrà spostato verso il segmento del trasporto regionale, con la conseguenza che la gestione del personale Intercity viene trasferita quindi dalla direzione del Friuli Venezia Giulia a quelle del Veneto o dell'Emilia Romagna. Ci attende una fase molto delicata per il Paese. Inizia così l'analisi della Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. La prima questione, come è evidente, riguarda il contenimento della pandemia, perché è la precondizione per affrontare tutte le altre sfide che ci attendono. La ripresa economica è robusta e le stime ci dicono che cresceremo ben oltre il 5%, ma qui l'incognita si chiama Covid. Non possiamo permetterci né la quarta ondata né altri lockdown, ed è anche per questo che siamo così rigorosi sul fronte salute e sicurezza nelle fabbriche. Confindustria è sempre stata e continua ad essere in prima fila per promuovere la campagna di vaccinazione, ed è altrettanto convintamente schierata in favore del Green Pass per l'accesso non soltanto alle mense aziendali, ma addirittura e prima ancora ai luoghi di lavoro. La pandemia da coronavirus ha messo in ginocchio lo sport, ma non è riuscita a cancellare il festival Abba Wabba dopo la cancellazione del 2020. Da domani, domenica 29 agosto al 5 settembre, il Bella Italia Endefa Village di Lignano Sabbia d'Oro ospiterà nuovamente il festival internazionale e l'Abba Wabba Plus 2021. I due più grandi eventi di pallanuoto giovanile al
mondo, entrambi creati e organizzati dalla Water Polo Development, tornano concentrati in un'unica settimana. Saranno in totale 59 le squadre provenienti da Italia, Ungheria, Francia e Slovacchia, e 698 le bambine e i bambini che parteciperanno ai due tornei del festival, riservato quest'anno alle categorie Under 10 e Under 12 e alla competizione Under 14 dell'Aba Waba Plus. Si conclude qui l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguiti, vi lascio con un piccolo break pubblicitario e dopo linea che può passare al collega del Veneto. Grazie, buon proseguimento di serata qui su Telepordenone. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Un alpinista di 27 anni, lombardo, è precipitato dalla Torre Venezia nel gruppo del Civetta nel Bellunese in fase di discesa. Secondo una prima ricostruzione del soccorso alpino, per scendere lo scalatore si sarebbe affidato a un chiodo già utilizzato da altri alpinisti, ma con il peso del corpo questo si sarebbe sfilato facendo precipitare il ragazzo. Inutili purtroppo tutti i soccorsi da parte dei tecnici. Sono gravi le condizioni di un bambino di 11 anni investito ieri pomeriggio sul ponte della provincia tra Torre di Mosto e San Stino, lungo la strada statale 14. Il ragazzino stava pedalando in sella la propria bicicletta, venendo urtato da un veicolo e forse da un secondo, visto che i mezzi finiti sotto sequestro sono due, una BMW X5 e una Volkswagen Golf. Ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente ci sono i carabinieri del nucleo radiomobile di Porto Gruaro, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge. L'undicenne, soccorso dal SUEM, è stato elitrasportato all'ospedale Caffoncello di Treviso in codice rosso. Avrebbe rimediato un trauma cranico. C'è apprensione tra le due località divise dall'Ivenza, dove la notizia già ieri sera si era sparsa velocemente. Non è la prima volta che sul ponte della provincia accadono incidenti anche gravi e mortali. Sta di fatto che sulla sponda sanstinese è stato anche installato un T-RED in corrispondenza dell'incrocio con via Zoccat. Economia, l'analisi delle tariffe di luce e gas dimostra nel confronto tra le grandi industrie come l'Italia non sia un paese che in questo senso sorride alle aziende. A sostenerlo la CGIA di Mestre, che nell'indagine di oggi ha sottolineato come per quanto concerne l'energia elettrica le piccole imprese italiane pagano mediamente 151,40 euro ogni 1000 kilowatt consumati, IVA esclusa, contro i 77 euro ogni 1000 kW delle grandi, praticamente quasi il doppio. In riferimento al gas invece il divario è ancora più pesante. Turismo nautico e responsabile, servizi correlati e sostenibilità ambientale sono i temi affrontati questa mattina in un convegno andato in scena a Bibione, al Marina Resort di Porto Baseleghe, teatro di un momento di incontro tra mondo scientifico, istituzioni e personale professionale tecnico. L'iniziativa, denominata Ecomap, è frutto di un lavoro durato mesi, ha coinvolto enti e istituzioni del mondo scientifico. Tra gli argomenti chiave, quello dei rifiuti, con l'obiettivo di aumentarne la sensibilità nei confronti degli utenti al fine di recuperare il ritardo accumulato negli anni anche su questo fronte, ma anche uno studio geochimico integrato dei sedimenti per una gestione maggiormente sostenibile di porti e spiagge. Sentiamo qualche approfondimento in più nel prossimo servizio. La Regione del Veneto dall'agosto del 2020 si è dotata di un'agenda per la strategia dello sviluppo sostenibile e progetti come Ecomap si integrano perfettamente in questa strategia perché dimostrano come la sostenibilità sarà negli anni futuri uno degli asset più importanti da sviluppare per la Regione del Veneto. L'evento di oggi, che in qualche modo conclude un percorso, credo che sia il momento per riuscire ad essere competitivi in un mercato turistico internazionale che chiede sempre di più iniziative come queste, attente all'ambiente e alla sostenibilità. Tullio Mare Veneto è da sempre un'associazione particolarmente sensibile a tutte le dinamiche della sostenibilità ambientale. Basti solo ricordare i tanti progetti che abbiamo
coordinato in questi anni le collaborazioni con l'Università Alma Mater di Bologna per il progetto di Citizen Science delle Sentinelle del Mare, la più recente collaborazione con Legambiente per le azioni concrete a tutela della salvaguardia delle tartarughe careta careta, e per questi motivi non potevamo non essere al fianco di Bibione Mare all'interno di questa progettualità Ecomap, un nuovo modo responsabile di fare impresa avendo cura e attenzione per il territorio, e quindi ci auguriamo anche che l'esempio di Bibione Mare possa essere in qualche modo replicato da altri partner, da altre realtà, perché siamo convinti che questo sia qualcosa su cui non si può più tornare indietro e che la sostenibilità ambientale rappresenti sempre di più una componente fondamentale dell'offerta turistica che andiamo a sottoporre nei mercati dei nostri ospiti. Crisi dell'Afghanistan: dopo la presa dei talebani si ragiona su possibili destinazioni di ospitalità anche nel veneziano, tanto che la prefettura di Venezia ha diramato una circolare con cui ha fatto sapere la pubblicazione dell'avviso esplorativo volto a reperire operatori economici e associazioni del privato sociale per l'erogazione dei servizi di assistenza previsti dalle disposizioni in materia in favore di famiglie afghane. Si parlava nei giorni scorsi di un centinaio di posti in tutta la regione e si cerca di reperirne degli altri. Nuova impennata dei casi da Covid-19 in Veneto, 864 gli ultimi positivi e si contano anche 5 decessi. Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220, meno 3 rispetto a ieri, mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensiva, 51 più 4 nelle ultime 24 ore. Vaccinazioni anti-Covid con accesso libero agli sportivi, alle rispettive famiglie, ma anche ai dirigenti delle numerose società presenti in Veneto orientale. L'appuntamento è fissato per giovedì 2 settembre nei 3 centri di vaccinazione di popolazione dell'ULS dalle ore 15 alle 19. Gli sportivi del Veneto orientale potranno infatti usufruire di un pomeriggio di attività a loro dedicata e non dovranno prenotare la vaccinazione. Gli sportivi, dirigenti, familiari che si presenteranno giovedì pomeriggio in uno dei 3 centri vaccinali dovranno dichiarare di essere iscritti o collegati a una società sportiva del territorio dell'ULS 4. Le 3 chiaramente località sono quelle di Portogruaro, Sannona di Piave e Jesolo, dove stanno avvenendo le vaccinazioni. Faro di Bibione, numeri da record: dal 31 maggio si registrano oltre 80.000 accessi, oltre ai passi barca, anche il faro che l'anno scorso ha tagliato il secolo di vita è diventato meta degli amanti dello slow tourism, il famoso turismo lento, contribuendo all'economia del territorio. Le maggiori presenze si sono registrate nei giorni 15 e 16 luglio, con oltre 2.000 accessi. Inoltre, da metà luglio si è registrata una media di 1 migliaio di visitatori al giorno. 80 tartarughine pronte a schiudersi il nido nella spiaggia di Jesolo. Jesolo, spiaggia d'eccellenza anche per le tartarughe. L'arenile Casabianca ha ospitato infatti la nidificazione di una splendida caretta caretta che ha deposto nel luglio scorso un'ottantina di uova, un vero e proprio record, essendo il nido più a nord del Mediterraneo. La schiusa è attesa per i prossimi giorni e verrà accolta da un vero e proprio tripudio con turisti, ospiti e residenti che in queste lunghe settimane stanno coccolando quest'area di arenile protetta e transennata. Il nido di Jesolo è un evento eccezionale seguito dall'attività coordinata dell'Università di Padova con Legambiente, che da anni è impegnata nella salvaguardia della tartaruga marina caretta caretta attraverso pratiche di sensibilizzazione e messa in sicurezza dei nidi e censimento delle schiuse. Noventa di Piave, ricorda Nicolò Minello, il giovane che ha perso la vita in un tragico incidente accaduto il 18 ottobre del 2020 a Salgareda nel Trevigiano, deceduto
all'età di 22 anni. Mina con noi, questo è l'evento del torneo di calcio benefico nel nome e in memoria del ragazzo, in programma sabato 4 settembre a Noventa di Piave. L'iniziativa lanciata dalla famiglia e dagli amici del giovane deceduto per il sinistro, il ricavato sarà devoluto per i bambini che non possono permettersi di praticare sport. Piave Heritage, inaugurati gli atelier d'impresa in Veneto orientale, una modalità tutta nuova. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Un atelier d'impresa è un'opportunità per aziende storiche, quindi aziende che hanno una lunga storia, una lunga tradizione produttiva, di cultura, di famiglia, e di poter raccogliere questa memoria, di organizzarla rispetto a un fil rouge, a degli obiettivi, e di restituirla alla collettività. Piave Heritage è un progetto finanziato dalla Regione Veneto e dall'Unione Europea grazie al bando Made in Veneto, un'iniziativa che da 3 anni la Regione ha messo a disposizione appunto di aziende storiche che possono attraverso i supporti del progetto costruire questi atelier e farli vivere, animarli. Il progetto è iniziato un anno fa, pensato in piena pandemia, con però motivazione e positività. Le aziende coinvolte sono 4, l'azienda Canella che ci ospita oggi, dove abbiamo aperto questo atelier d'impresa, Cantina Sandre di Salgareda e la cioccolateria veneziana che in realtà nasce come liquorificio SIL a Chiesa Nuova e il biscottificio Palmisano a Jesolo, ma che ha una lunga storia legata a Burano. È stato emozionante, divertente, a volte melanconico, perché ovviamente ci sono anche persone importanti che non ci sono più, ma che hanno costruito queste aziende, e quindi è stato anche rivedere la loro vita, la loro storia, ma vederla in una prospettiva futura e quindi con positività. Sport, grande soddisfazione e tripudio per Bebe Vio, che ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile categoria B. A Tokyo la 24enne di Momigliano Veneto ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhu, che già aveva battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Salgono a 18 al momento le medaglie dell'Italia ai giochi paralimpici giapponesi. Soddisfazioni giunte anche oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia. La pioggia di medaglie che ha toccato la regione si è conclusa con la tempesta Bebe Vio, così l'ha chiamata. La veneta portabandiera degli azzurri si è affermata ancora una volta, aggiudicandosi l'oro anche a Tokyo, quando alle Paralimpiadi di Londra Bebe fu scelta per rappresentare gli atleti del futuro. Fu una designazione profetica. Oggi rappresenta al massimo livello mondiale lo sport e i suoi valori. Per la sua storia e i suoi risultati c'è l'orgoglio di tutti noi veneti. Queste le parole di Luca Zaia. Ancora una scintillante prestazione dell'Italia, in particolare di Boninfante in regia ai mondiali Under 19 in Iran. Ieri mattina presto gli azzurri hanno liquidato per 3-0 anche la Colombia. È il quarto successo di fila che garantisce la prima piazza del proprio girone in attesa della seconda fase. I parziali sono stati molto eloquenti, hanno visto gli azzurri primeggiare per 25-17, 25-16 e 25-18. Il regista scuola volley Treviso Boninfante ha segnato 2 punti. Gli azzurri hanno vinto con un top scorer che già fa parlare dal cognome. Grazie per averci seguito, l'informazione termina qui, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, alla programmazione che segue. Per quanto riguarda i telegiornali, l'appuntamento chiaramente è per lunedì puntuali alle 19 con il telegiornale del Nord-Est. Buon proseguimento di serata e buona domenica. Domenica 29, cielo poco parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di qualche breve precipitazione più che altro in montagna o sulla pianura interna, temperature minime in diminuzione e massime in locale variazione.